dell'alcol, quindi alcol che evapora, umore, sono una persona spiritosa, sono molto... è una cosa che fuoriesce da una cosa. Allora, qui, se vogliamo, il significato comune sta nel fatto che Ruach indica una massa d'aria che si muove. Quindi una massa d'aria che si muove viene prodotta da un oggetto volante che mentre si muove produce un vento di tempesta, e la massa d'aria è quella che, come dire, è il concetto più efficace per rappresentare quanto di più immateriale ci può essere dentro di noi. Mi scusi, era la parola migliore per descrivere quello, in definitiva, che è la persona... esattamente, perché identificava a seconda del contesto, no? Quindi in alcuni casi sarà lo spirito, in altri casi è chiaramente questa roba qui, dove viene descritto che cosa fa quella roba lì. Cioè si piglia dentro le persone, si sposta, da sotto si staccano delle robe che volano per conto loro, oppure volano attaccate a lui e assieme poi si spostano e vanno da un'altra parte. Semplicemente sapere l'associazione delle parole pure sempre. No, questo allora deriva dal fatto che il significato originario è vento, cioè massa d'aria che si sposta. E basta. Quindi ha una parola, queste due definizioni e dopo... Di lì in avanti si ricava per deduzione tutto il resto. Appunto, se io devo rappresentare la parte immateriale di me, la parte più immateriale per noi è l'aria. E poi le hanno detto, questa cosa qui può essere utilizzata per rappresentare anche questa cosa, dall'idea. Sì. E qui hanno costruito tutte le altre cose con la stessa parola. Scusi, tra l'altro, prego, sì. Una domanda, della prima l'arca dell'alleanza, poteva essere un pezzo della gloria di Dio? No, un pezzo della gloria no, un pezzo della gloria, un pezzo del cavolo no. Grazie. L'arca dell'alleanza, no. Perché? Perché a Prezzola sconfiggeva gli eserciti con le radiazioni. Sì, era un'arma sicuramente, era un oggetto pericoloso da usare, questo sicuramente sì, ma che ci fosse dentro un pezzo del cavot non viene detto, un pezzo come se fosse un pezzo del cavot. Era diciamo un qualcosa che produceva e utilizzava energia, che poteva essere utilizzato e toccato soltanto dal personale addestrato e gli altri non potevano toccarlo, avvicinarsi. Scusate un attimo, arrivo, perché questo è abbastanza importante. Quando si parla appunto della gloria, qui ho un pezzettino degli studi del professor Moraldi sulle rotole di Qumran, che parlano appunto della gloria, del Ruach, eccetera, e dice che spesso allora si usano dei termini nelle traduzioni, tipo ad esempio che la brezza divina, e lui dice, Moraldi appunto spiega che la brezza è il suono che precede sempre l'arrivo del Kavod, cioè quando arriva il Kavod c'è quest'aria che si muove, e poi si dice che i cherubini, adesso vediamo chi sono, benedicono il Ruach o il Kavod, e spiega bene il professor Moraldi, qui si rifà al Targum di Jonathan, la traduzione di benedizione non è altro che un modo per dire come i cherubini emettessero rumori, cioè non è che benedicevano, emettevano rumore. Ora, i cherubini, come è chiaramente descritto nella Bibbia, come prima abbiamo detto che gli angeli non sono angeli, non erano angeli ma erano individui in carne ed ossa, i cherubini non solo non erano angeli, non erano neppure individui in carne ed ossa, erano macchine. I cherubini biblici erano macchine. Macchine volanti monoposto, sulle quali Yahweh si spostava stando seduto come si sta seduti a cavallo, dice la Bibbia. E viaggiavano in quattro, attaccate sotto il Ruach, quindi il Ruach se le portava con sé, e poi si staccavano in quattro e viaggiavano per conto loro. E qui dice esattamente, sulla parola benedicono associata ai cherubini, si dice appunto che i cherubini emettevano rumori. Quindi sia le benedizioni che le esclamazioni di gioia dei cherubini sono in realtà traduzioni fatte dagli autori moderni per dare una descrizione ai cherubini in funzione teologica. Perché i cherubini facevano rumore, avevano dei motori, avevano delle ruote concentriche, dice la Bibbia, di cui la più interna dietro ce l'avevano, di cui la più interna era chiamata Gilgal, che vuol dire ruota che turbina rapidamente.
E in un passo si dice che Davide chiama Yahweh perché è in difficoltà durante una battaglia. Yahweh arriva con il suo mezzo, poi sale su un cherubino, scende nella mischia, piglia Davide e lo porta fuori, e la Bibbia dice e fu visto volare sullo sfondo delle ali del Ruach. Quindi stava tornando verso il suo oggetto volante importante. Grande. Posso chiedere una cosa? Sì? No, ma c'era prima il ragazzo lì che... Sì, esatto. Allora finisco solo questo, torniamo subito ai grassi. In uno dei tanti blog dove non mi amano tanto, questo qui è un blog ebraico, consulenza ebraica, che un amico conosce molto bene, i cherubini, scrive questo esegeta che si chiama Avram, i cherubini è noto agli ebrei attraverso il Talmud che erano oggetti meccanici. Sì, agli ebrei attraverso il Talmud che erano oggetti meccanici, una specie di robot che eccetera eccetera eccetera. Gli angeli, il termine ebraico malach tradotto in italiano con angelo ha come soggetto esseri umani comuni, cioè individui in carne ed ossa. Non abbiamo ancora parlato di oggi, non so se riusciremo. La Bibbia parla di ingegneria genetica. Che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. È noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. I due racconti della creazione dell'uomo ci parlano, io questo hanno preso una frase del mio libro, i due racconti della creazione dell'uomo ci parlano dei due DNA con cui siamo stati fatti. Risposta loro, vero? Loro lo sanno attraverso il Talmud. Io traducendo la Bibbia di Masoretti. Prego. Quindi sono tutti dei grassi che vengono usati perché fermare il mio. Quindi se non sbaglio, dove sono stati avvistati UFO, molti animali sono sempre stati sventrati, dove ci sono parti di grassi, quindi può essere legata la cosa. Chiusa, perché no? Queste sempre portando studi di Zaccariasici. Che viene studiato su America, c'è sempre il collegamento di queste idee, gli Anunnaki. Quindi qualsiasi religione fine importa per gli Elohim che sarebbero queste idee alieni. Tutti ci raccontano di quello. Anche i greci, cioè, le famose catombe, ragazzi. Hecatombous, quando facevano appunto Hecatombous, che significa 100 buoi, quindi facevano ammazzare e quindi venivano usati per essere mangiati e una parte invece del grasso veniva avvolta attorno dei muscoli e quella doveva essere bruciata per produrre il fumo. E gli dei greci viaggiavano su degli oggetti, su dei carri celesti che nelle traduzioni, siccome si dice appunto che le Iliade e l'Odissea sono componimenti epici, solo poesia, no? Quindi pura fantasia e poesia. Io invece faccio finta, come per la Bibbia, che non sia così, e d'altra parte Heinrich Schliemann nel 1800 ha fatto finta che non fosse così e sappiamo che cosa ha trovato in Turchia e a Micene, e quindi continuiamo a far finta che non sia così e secondo me scopriremo un sacco di altre robe. Potrei raccontarvi di Micene con l'attraversamento del Mar Rosso, vabbè, vediamo cosa ce la facciamo a raccontare. E allora si dice, cioè, nelle traduzioni normali c'è scritto che questi carri celesti erano trainati da cavalli altonitrenti. In realtà in greco c'è scritto psi e ches, che vuol dire in alto rumorosi. Cioè i carri celesti fanno rumore in alto. E si dice che quei carri celesti in un attimo coprivano la distanza che un uomo seduto su un monte vede guardando il mare, che come si sa sono tra i 20 e i 30 chilometri. Quindi in un attimo coprivano una distanza tra i 20 e i 30 chilometri. Efesto, quello di loro che si occupava della lavorazione dei metalli, aveva un problema ad una gamba, quindi zoppicava e si faceva accompagnare da due ancelle. I leader dell'Odissea sono pieni di ancelle, tutti i capi avevano le ancelle. Di queste due si dice che avevano dentro il pensiero e la parola. E vabbè, uno dice ovvio, no? Che le ancelle pensano e parlano.
si dice che avevano la pelle lucente come l'oro, quindi lucentezza metallica, e la descrizione finisce così: erano in tutto uguali a fanciulle vive. Cioè, quindi non erano fanciulle vive, ed è per questo che si stupivano del fatto che avessero dentro il pensiero e la parola. E poi, esattamente, Efesto usava dei mantici che partivano con un ordine vocale, costruiva dei tripodi a cui assemblava delle ruote grazie alle quali questi tavolini andavano da soli nel posto dove dovevano andare, e finito il servizio tornavano da soli a immagazzinarsi. Quindi l'Iliade e l'Odissea ci raccontano le stesse storie che ci racconta la Bibbia, cioè le storie degli stessi individui. Tant'è che una cosa che a me piacerebbe fare, ma che non potrò mai fare, sarebbe quella di mettermi con alcuni teologi cattolici importanti per alcuni mesi, mettere la Bibbia e l'Iliade, poi leggere dei passi biblici, farmi dare da loro la loro chiave di lettura, non contestare nulla, prenderla per buona e applicarla ai passi paralleli dell'Iliade. Dopo 3, 4, 5 mesi, non lo so, io uscirei di lì avendo creato il monoteismo omerico, che avrebbe la stessa dignità di esistenza del monoteismo biblico, cioè nessuno. Ovviamente non lo potrò mai fare perché non ho il tempo per farlo. Però se si applicassero le categorie dell'allegoria, della metafora, eccetera, all'Iliade, guardate, costruiamo il monoteismo dell'Iliade, uguale a quello biblico, senza nessuna differenza. Potremmo approfondire la questione dell'ingegneria genetica di cui accennava prima? Dell'ingegneria genetica. Dei due DNA. Sì, tra l'altro c'è una cosa anche di cui voglio parlarvi. Che ore sono? Ma io devo tornare a Torino stasera, di fatto. Sono arrivato oggi e torno a Torino stasera. È migliore arriva a Torino. Allora. Lasciamo un attimo l'ingegneria genetica dopo, ma ci arriviamo, perché volevo. Siccome siamo ancora un attimo su Yahweh, perché poi Yahweh con l'ingegneria genetica non c'entra più niente, lui è arrivato a cose fatte. Ma è una domanda, che siamo nel tema di Yahweh, fare un raffronto tra quello che ha detto o chi non ha detto o ha fatto capire Zaccaria nei suoi libri e la tua versione, cioè quello che hai detto lì di Yahweh. Ah, Zaccaria, Sicin. Sì, no, pensavo il profeta Zaccaria. Riusciamo a trovare un punto di incontro e sapere chi è questo benedetto Yahweh? Cioè, sei fatto un'idea, scusa. No, cioè io non cioè, francamente ho visto un sacco di interpretazioni di parallelismi. Cioè cercano di trovare nel Pantheon di Zaccaria Sitchin degli Anunnaki, cercano di trovare Yahweh. Diciamo che la figura che gli si avvicina di più è quella di Ishkur. Però gli è quella che gli si avvicina di più, cioè dire che sia lui. Anche perché Yahweh era talmente poco importante, che mi diventa difficile pensare che fosse addirittura nominato lì. Il termine Yahweh, comunque Yahweh, è citato in una iscrizione fenicia dove un el fenicio dice: il nome di mio figlio è Yahweh. E quindi era il figlio di uno di quelli. Una persona della comunità ebraica di Roma mi ha scritto che probabilmente era un figlio giovane di uno dei capi e doveva dimostrare di che cosa era capace, doveva farsi le ossa, e quindi gli hanno detto: tu occupati di quelli lì. Adesso vediamo chi sono quelli lì. Come lo chiama? Ah. Allora, prima ho detto di Davide che chiama Yahweh, l'amica mi dice come lo chiama. Ecco, non parlavano per telepatia. Quando erano nell'accampamento utilizzavano il coperchio dell'arca dell'alleanza, su cui c'erano due elementi che avevano due pannelli laterali, e la Bibbia dice che in mezzo a quei pannelli laterali Mosè sentiva la voce di Yahweh.
Quando invece erano fuori dall'accampamento, e quindi come in quel caso in battaglia, avevano uno strumento che si chiama efod, e che non viene mai questo qui veramente non viene mai tradotto, perché nessuno sa come tradurlo. Ed era una pettorina con 12 pulsanti, con due spalline che passavano dietro la schiena, veniva legata dietro la schiena perché stesse ferma, veniva portata da un portatore di efod. E quando Yahweh, Davide in quel caso, ha bisogno di parlare con Yahweh, chiama il portatore di efod e gli dice: avvicinami l'efod. E solo dopo che ha l'efod vicino lui può parlare con Yahweh. Se non ha l'efod vicino non può parlare. Chi ha fatto, se oggi gli alpini sono a Pordenone, io un po', la mia penna nera un po' soffre, ma... Perché ho detto gli alpini? Ah, ecco. Dicevo, quindi chi ha fatto il servizio militare ricorderà il marconista, no? Che è quello che si porta la radio. Quando il comandante del plotone piuttosto della compagnia ha bisogno di parlare con gli alti comandi, gli dice: portami un po' la radio. Ecco, le fode era quella roba. E che sia un caso che l'iPhone si prodotto all'azienda che ha il logo della mela. Allora, potrebbe non essere un caso, mai dire mai, anche perché la Apple ha come simbolo la mela morsicata. E qui rimettiamo delle scene, ma prima voglio ancora dirvi una cosa. Quindi potrebbe non essere un caso, nel senso che... Sanno delle cose, ce le dicono in sì, chiave. Sì, no, ce le dicono da decenni, ce le mettono anche sotto gli occhi. Sì. Quelli vecchietti come me ricordano Nembo Kid, che adesso è Superman. Allora, Nembo Kid è stato inventato da due ebrei. E il nome originale di Nembo Kid è Kal-El. Kal significa rapido e leggero. Cioè, Nembo Kid è un individuo in carne ed ossa con poteri superiori a quelli dell'uomo. È un El rapido e leggero. Suo padre si chiamava Jor-El, cioè El di luce, o luce di El. Si stanno raccontando tutto, ce lo mettono sotto il naso sorridendo. Però... lasciatemi andare avanti. Prego. Ultimamente hanno la moda degli eroi. Anche il nuovo Spider-Man di Noè. Allora, tutti conosciamo la storia di Noè. Noè ha un figlio, ha tre figli, di cui uno si chiama Sam, che ha figli, figlie, eccetera, eccetera, eccetera. Perché si arriva uno che si chiama Eber, da cui dipendono gli Ivrim, cioè gli ebrei. Questo qui ha una serie di figli e figlie finché si arriva uno che si chiama Terach, che ha Abramo, Nacor e Aran. Abramo ha Isacco, che ha Giacobbe. Allora, prima, quando abbiamo letto il passo di Deuteronomio 32, quando Elion fa la grande divisione, vi ricordate che cosa viene dato a Yahweh? Giacobbe. Allora, gli ebrei sono tutti questi qui, tutti, famiglie, 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 famiglie. Si arriva alla famiglia di Terach, che ha tre figli, di questi qui, questo pezzo qui viene dato a Yahweh. Avete presente il popolo eletto? A Yahweh viene dato un pezzettino di una famiglia. Neanche tutta la famiglia. Questo qui ha un figlio che si chiama Lot, questo qui ha un figlio che si chiama Betuel e ha un figlio che si chiama Labano. Allora, se noi leggiamo bene la Bibbia, troviamo in tutte queste grandi campagne di conquista condotte da Yahweh con il suo popolo, troviamo dei nomi ricorrenti dei suoi nemici. Ah, tra l'altro, se avete voglia, prendete una cartina geografica che va dalla Grecia fino all'India, poi colorate un colore che volete voi i territori che Yahweh ha conquistato in secoli con i suoi. Farete qualche puntino di colore dentro la terra di Israele. E poi colorate con un altro colore
i territori che Alessandro Magno ha conquistato in 11 anni. Capite la differenza tra Yahweh e Alessandro Magno? Allora, nemici di Israele, Moabiti, Ammoniti, Edomiti, Amalechiti, Madianiti. Bene, allora, questi sono i nomi ricorrenti dei nemici di Israele, cioè di quelli contro i quali Yahweh combatteva le grandi battaglie epiche di conquista. Chi erano i Moabiti? Discendenti di Lot, nipote di Abramo. Chi erano gli Ammoniti? Discendenti di Lot, nipote di Abramo. Chi erano gli Edomiti? Discendenti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Chi erano gli Amalechiti? Discendenti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Chi erano i Madianiti? Discendenti diretti di Abramo attraverso la femmina Keturah. Questi si strappavano pezzi di terra in famiglia. Combattevano tra cugini, zii e nipoti. Roba tipo Dallas e Dynasty. Questo era Yahweh. Giudice 11:24. Il comandante in capo delle forze di Israele sta combattendo contro gli Ammoniti. Il comandante in capo delle forze di Israele, che si chiama Jeftè, sta discutendo con il re degli Ammoniti. E sentite cosa gli dice. Le terre di cui il tuo Elohim Kamosh ti ha fatto entrare in possesso tu te le tieni, così anche noi ci teniamo quanto Yahweh, l'Elohim nostro, ci ha fatto possedere.